25 novembre 2013, buonasera e bentrovati con TRSP Informa. E con il primo servizio di questa sera parliamo della Santa Messa che è stata celebrata questa mattina da Papa Francesco a Santa Marta. Affidarsi a Dio è l'aspetto fondamentale della vita cristiana, come hanno fatto tanti martiri e le persone di cui ci parla il Vangelo. Lo ha detto il Papa nell'omelia di stamattina. Anche nella Chiesa, nella storia della Chiesa, si trovano uomini, donne, anziani, giovani, che fanno questa scelta. Quando noi sentiamo la vita dei martiri, quando noi leggiamo sui giornali le persecuzioni ai cristiani oggi, pensiamo a questi fratelli e sorelle in situazione limite che fanno questa scelta. Loro vivono in questo tempo. Loro sono un esempio per noi e ci incoraggiano a gettare sul tesoro della Chiesa tutto quello che abbiamo per vivere. E il Signore ai giovani li aiuta e le fa uscire di quella difficoltà e sono vittoriosi e arrivano a buon fine. Anche a questa vedova il Signore aiuta tanto, perché dietro la lode di Gesù, Dio la loda, in verità vi dico, questa vedova, in verità vi dico, dietro la lode di Gesù e anche una vittoria. Pensiamo, ci farà bene pensare a questi fratelli e sorelle che tutta la nostra storia, anche oggi, fanno scelte definitive. Il prossimo servizio è dedicato ancora a Papa Francesco, che ha incontrato il presidente del Paraguay. Il modo migliore di celebrare San Josafat è amarci tra noi, amare e servire l'unità della Chiesa. Ci sostiene in questo la testimonianza coraggiosa di tanti martiri dei tempi recenti che costituiscono una grande ricchezza e un grande conforto per la vostra Chiesa. Lo ha sottolineato Papa Francesco parlando ai pellegrini ucraini a Roma per il 50° anniversario della traslazione delle reliquie di San Josafat nella Basilica Vaticana. Il Papa ha sottolineato l'importanza della comunione nella Chiesa affinché ogni aspetto della nostra vita cristiana, ha detto, possa essere animato dal desiderio di costruire insieme, di collaborare, di imparare gli uni dagli altri, di testimoniare la fede insieme. Neve sulle autostrade A24 Roma-L'Aquila-Teramo e A25 Torano-Pescara. Lo rende noto in un comunicato Strada dei Parchi la società concessionaria delle due autostrade. Le precipitazioni nevose persisteranno fino a domani, già dalle prime ore del mattino. È previsto ancora un progressivo abbassamento delle quote interessate alle precipitazioni fino al livello del mare. La società ha attivato il piano operativo per la gestione delle operazioni invernali
comunali che prevede l'impiego di oltre 200 mezzi speciali antineve per lo spargimento di sali liquidi e solidi e per lo sgombero della neve. Con il prossimo servizio ancora maltempo. La perturbazione che ha già colpito il centro-nord sta imperversando sul centro-sud e sono previsti peggioramenti e possibili precipitazioni a carattere nevoso, soprattutto nelle zone interne, ma anche a bassa quota lungo la riviera. A seguito dell'allerta meteo diramato dalla Protezione Civile Nazionale, il Comune di Vasto ha già predisposto tutti gli accorgimenti necessari per affrontare le emergenze. Questa mattina si è svolto a Palazzo di Città un primo incontro per non lasciare nulla al caso. Presenti il sindaco Luciano Lapenna, l'assessore Marco Marra, i responsabili dei settori servizio, patrimonio, polizia municipale e la Protezione Civile. È stato predisposto il servizio di spazzamento strade e spargimento di sale se dovesse essere necessario. Il sindaco inoltre ha firmato l'ordinanza dell'obbligo di catene a bordo o gomme termiche per le strade cittadine. Il piano neve cittadino quindi è pronto ad essere attivato a Vasto, ma anche a San Salvo e Casalbordino. Ancora a maltempo, è crollato un tratto di strada in via Valloncello a Vasto, isolate 6 famiglie. Il tratto di via Valloncello di Vasto ha nuovamente ceduto per le piogge di queste ultime ore, isolando 6 famiglie del posto che sono state assistite dalla Protezione Civile di Vasto. Il tratto, nei pressi della circonvallazione estoniense, era stato già interrotto la scorsa settimana per un collasso del manto stradale, che rende impossibile alle 6 famiglie l'utilizzo dell'auto. La Protezione Civile di Vasto resterà a loro disposizione giorno e notte fino al ripristino del tratto stradale. Si legge in una nota dell'ufficio stampa del Comune di Vasto, gli uffici tecnici comunali si sono già attivati per consentire a breve il ritorno alla normalità. La centrale operativa della Protezione Civile di Vasto è sempre a disposizione 24 ore su 24 al numero 0873 30 13 76. È stata fissata al prossimo 20 febbraio l'udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Pescara Gianluca De Ninis riguardante la morte del giocatore Pier Mario Morosini, avvenuta il 14 aprile 2012 allo stadio Adriatico Cornacchia a seguito di un malore avuto durante l'incontro di calcio Pescara-Livorno. Il centrocampista si accasciò in campo sotto gli occhi degli altri calciatori e del pubblico per morire poco dopo. Il PM Valentina D'Agostino ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio a carico del medico sociale del Livorno Maglio Porcellini, quello del Pescara Ernesto Sabatini e del medico del 118 in servizio quel giorno allo stadio Vito Molfese. I tre sono accusati di omicidio colposo. Esce di scena il cardiologo Leonardo Paloscia, direttore dell'unità coronarica e cardiologica dell'ospedale di Pescara, la cui posizione è stata stralciata per andare verso l'archiviazione. Noemi, la bambina di 18 mesi affetta da SMA 1 per cui ha pregato anche Papa Francesco, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Chieti. Intanto non potrà sottoporsi a cure con il metodo Stamina perché lo ha deciso il giudice. I particolari nel prossimo servizio. La piccola Noemi Sciarretta non potrà sottoporsi a cure con il metodo Stamina. Lo ha deciso il giudice del lavoro dell'Aquila, Anna Maria Tracanna, che lo scorso 18 novembre aveva ricevuto un ricorso d'urgenza da parte dei genitori della bambina di Guardia Grele. La piccina, che ha 18 mesi, è affetta da atrofia muscolare spinale e il padre e la madre, tramite l'avvocato Michela Di Iorio, avevano chiesto che la loro figlia potesse curarsi presso l'azienda ospedaliera Ospedali Civili di Brescia, dove viene praticato il metodo Stamina. Devo leggere l'ordinanza, ha commentato l'avvocato. Il giudice evidentemente deve aver privilegiato le tesi del comitato scientifico voluto dal ministro Lorenzin. Probabilmente, sentiti i genitori della piccola, l'avvocato proporrà reclamo di fronte ad un collegio composto da 3 giudici. Un ministro o chi per lui dovrebbe venire qui in ospedale a dire a Noemi che non ha il diritto ad essere curata come chiede. Questo solo dovrebbe fare, ma nessuno si è visto o sentito per ora.
Il papà della piccola Noemi risponde dal reparto di pediatria dell'ospedale di Chieti, dove la bambina è stata ricoverata d'urgenza ieri sera per una fortissima crisi respiratoria. Ci stava lasciando, aveva perso già i sensi, ma l'abbiamo praticamente salvata a casa con l'ossigeno, racconta Andrea Sciarretta, 26 anni. Oggi sta un po' meglio, ma la stanno comunque tenendo sotto controllo. Se ci avesse lasciata, oggi sarebbero corsi tutti a dire che ci sono vicini, come succede in Italia, solo il giorno dopo che le tragedie avvengono. Noi abbiamo chiesto che a nostra figlia sia garantito il diritto a curarsi, solo questo, continua il papà di Noemi. Ormai tutti conoscono la sua storia, grazie al Papa, che ha chiesto di pregare per lei a milioni di persone. Credo che il problema della restituzione dei contributi sospesi sarà affrontato con equilibrio e saggezza. Penso che a breve termine avremo risposta assieme all'INAIL. Ritengo che laddove si può venire incontro alle esigenze della cittadinanza dobbiamo essere sempre presenti e puntuali. Lo ha detto all'Aquila il direttore regionale IMS Abruzzo, Alberto Scuderi, a margine della presentazione del bilancio sociale 2012 dell'ente, in relazione alla vicenda della restituzione al 100% dei contributi sospesi dopo il sisma del 6 aprile 2009, chiesta proprio dall'INPS assieme all'INAIL, con una circolare contro una legge dello Stato che impone la decurtazione del 60% e la suddivisione in 120 rate. La vicenda coinvolge circa 7.000 partite IVA tra aziende e professionisti del cosiddetto cratere per una cifra di mezzo miliardo di euro. E con la prossima intervista ascoltiamo l'assessore regionale Paolo Gatti. Con l'INPS c'è un ottimo rapporto, stiamo cercando di tenerlo con tutti i soggetti, tutti i livelli istituzionali, perché è chiaro che in un momento come questo, così difficile, serve la massima collaborazione di tutti gli attori istituzionali. L'emergenza italiana, l'emergenza abruzzese è il lavoro, ma credo anche l'emergenza europea. La Regione ha messo in campo tanti provvedimenti, da ultimo il pacchetto lavoro subito, 20 milioni di euro. Ci aspettiamo, continuiamo a dirlo ormai come un mantra, ci aspettiamo che il governo nazionale prenda coscienza e faccia dei provvedimenti, non dico risolutivi, ma che abbiano un impatto e un'efficacia. Quelli posti in essere fino adesso sono di una debolezza incredibile. A queste cifre la cassa integrazione è un sistema che può reggere alla lunga? Beh, a livello nazionale a queste cifre difficilmente potrà reggere, infatti ci sono grandi difficoltà, ci sono state nel 2013, si annunciano per il 2014. Noi l'abbiamo detto come regioni che era il momento di riformare il sistema degli ammortizzatori in deroga, tuttavia dando delle garanzie, in particolare per quanto riguarda la cassa in deroga. Per adesso comunque anche su questo versante il governo è in una fase, come posso dire, di lunga attesa più che di larga intesa. Senta, sulla politica velocemente, il suo futuro in quale parte del centrodestra sarà? Il mio futuro sarà nel centrodestra, come è sempre stato, come è stato, come è il mio presente, come è stato il mio passato. E come sempre, il 7 dicembre, insieme a tutti gli amici della mia associazione, Futuro In, faremo una valutazione collegiale. Io non decido mai da solo. Nella seduta di questa mattina la Giunta regionale ha avviato il procedimento amministrativo per la nomina di Paolo Rolleri a manager della ASL di Teramo. La Giunta regionale ha accolto all'unanimità la proposta di nomina presentata dal Presidente della Regione Gianni Chiodi. Secondo le prescrizioni di legge, l'indicazione del nome del nuovo manager da parte della Giunta dovrà subire alcuni passaggi amministrativi anche in relazione alla recente legge anticorruzione. Al termine di tale iter, la proposta di nomina torna in giunta per la deliberazione formale. L'intervista all'assessore regionale Giuliante. Sì, intanto l'addizione più completa è contratto di fiume e di lago. Si tratta di una pianificazione che in Abruzzo non è stata mai utilizzata, che riguarda i laghi e i fiumi abruzzesi, per i quali attraverso il dato identitario del fiume o del lago si pianifica intorno a questo elemento di identità tutto quanto un percorso che parte dal risanamento laddove è necessario per poi far sviluppare intorno ai corsi fluviali o lacustri quelle che sono le dinamiche anche economiche e sociali di un territorio. In termini di sviluppo, che cosa significa per il territorio? In termini di sviluppo significa che ci sono delle località, noi per esempio ne abbiamo già ieri parlato a Villa Lago,
dove c'è il fiume, ma c'è anche il lago di Scanno, che per due terzi è di proprietà del comune di Villa Lago e per un terzo del comune di Scanno, che credo esemplifichi un po' quel dato identitario per la quale tutta l'economia, in quel caso turistica, si muove attraverso il lago, con tutte le implicazioni che questo comporta. Lavorare con un'autorità specifica che si muove su queste problematiche significa intanto mettere in piedi un discorso di risanamento laddove necessario e poi di conseguenza far lievitare intorno a questi elementi identitari tutto quanto il territorio e la sua economia. Grazie. Ci sono anche risvolti sulla sicurezza per evitare casi come la Sardegna? Esattamente, ci sono, dicevo, è uno strumento che oltre a essere di aria vasta, perché mette in rete tutti quanti i territori per i quali i fiumi passano, è anche e soprattutto un elemento nel quale la sicurezza, perciò dicevo il risanamento e la sicurezza, sono prese in considerazione proprio per evitare alcuni casi come quelli che in Sardegna sono emersi, per i quali poi il danno azzera tutto il lavoro che si è fatto. Un idraulico di 49 anni di Tocco da Casauria in provincia di Pescara è stato arrestato dai carabinieri a Torre dei Passeri per il furto messo a segno a casa di una sua cliente. In base alla ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Popoli, coordinati dal capitano Antonio Di Cristofaro, l'uomo stava eseguendo dei lavori nell'abitazione della donna e proprio mentre era impegnato nella sua attività ne avrebbe approfittato per rubare un anello con un diamante del valore di 3.000 euro. In quel frangente, a quanto pare, era solo in casa. Al rientro della donna si sarebbe congedato dicendo che il lavoro era terminato. La vittima si è accorta subito di essere stata derubata e ha lanciato l'allarme ai carabinieri diretti sul posto dal maresciallo Giovanni Rolando, che hanno fermato l'idraulico in strada, lo hanno perquisito e trovato in possesso dell'anello nascosto nel portafogli. È stato arrestato, processato e condannato a 4 mesi di reclusione, pena sospesa. Lavoro, Wilm, crisi Honda, travolge indotto, persi 700 posti di lavoro. La crisi della Honda in 4 anni ha aperto un'enorme voragine che continuerà ad alzare il numero dei disoccupati in provincia di Chieti. Sono già 700 i posti di lavoro persi in 4 anni nell'indotto. A lanciare l'allarme sui numeri della crisi occupazionale causata dalla ristrutturazione della Honda Italia in Val di Sangro è il segretario provinciale della Wilm Chieti, Nicola Manzi. Da 1.500 a 800 occupati, una perdita netta di ben 700 posti di lavoro in soli 4 anni. Le 20 aziende legate alla Honda Italia pagano così il loro tributo occupazionale alla crisi europea del mercato delle due ruote, spiega Manzi. Si stanno esaurendo gli ammortizzatori sociali e il lavoro è a rischio per altri 800 lavoratori. Per l'indotto storico di Mamma Honda sono finiti gli anni d'oro dell'alta produzione e della crescita continua all'ombra del colosso giapponese, spiega Manzi, che sceglie la progetto logistico di Casoli, nata dal fallimento della Verlicchi Bologna, come caso emblematico della situazione che si sta creando intorno al nuovo corso della casa motoristica giapponese. Questa azienda, spiega, occupa 65 dipendenti, di cui il 50% lavora esclusivamente con messe della Honda. Tra le maestranze la preoccupazione è alta. La direzione da tempo ha denunciato forti difficoltà a mantenere l'occupazione e ha più volte annunciato un taglio occupazionale di circa l'80% della forza lavoro. Per la Wilm è prioritario fermare questo tracollo occupazionale. La Honda deve rispettare gli impegni assunti a fine 2012 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, dando con celerità al nostro territorio la possibilità di acquisire nuove commesse dalla Galassia Honda. Domani alle 16.15 la sezione ragazzi della Biblioteca Provinciale D'Annunzio di Pescara ha organizzato una visita guidata al Museo Casa Natale di Gabriele D'Annunzio nel centro storico del capoluogo adriatico, grazie alla collaborazione della Sovrintendenza per i beni storici e artistici dell'Abruzzo. Alla visita guidata al museo sono previsti 40 partecipanti tra bambini di 9 e 11 anni e accompagnatori. Ed ora invece ci spostiamo a Lanciano per Agroalimenta. Franco Ferrante, presidente del Consorzio Fiera di Lanciano, 15ª edizione di Agroalimenta, il meglio dell'agroalimentare abruzzese non in mostra.
Sì, più di 100 espositori anche quest'anno, che sono in aumento in confronto dell'anno scorso, che in un momento così delicato e difficile per l'economia nazionale non è poco. Quest'anno abbiamo provato a mettere qualcosa in più della solita vetrina, che pure è stata molto importante negli anni scorsi, in quanto cerchiamo di mettere come sottotitolo, abbiamo messo la bontà è un'attitudine, e quindi una ricerca del gusto, una ricerca della trasformazione dagli alimenti sani e genuini verso un cibo e quindi verso la buona tavola. Per questo moltissimi laboratori del gusto che si rivolgono verso i salami, verso l'olio, verso i dolci, verso la pasta, tutti i settori agroalimentari. Ci sono anche le scuole alberghiere. Sì, oltre alla tradizionale Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria, quest'anno partecipa e quindi gli diamo il benvenuto all'Istituto Alberghiero di Roccaraso. Abbiamo stretto però una collaborazione importante con Slow Food che ci permette di avere anche degli chef nazionali e internazionali. Un calendario per la creazione di un ambulatorio nel chiostro della Provvidenza della Caritas diocesana di Lanciano. Il ricavato della vendita del calendario Minuto di Tempo, il Rotary per la Caritas diocesana, sarà destinato dal Rotary di Lanciano alla creazione di un ambulatorio sanitario per i bisognosi assistiti dalla Caritas. Come annunciato sabato nel corso della presentazione dell'iniziativa dal presidente del Rotary Lanciano, Nicola Costantini. Il calendario è stato realizzato da Perla Sigismondi, Marino e Marco Bellelli, che hanno coniugato poesia e fotografia, accostando per ogni mese una foto ed una lirica accomunate dallo stesso riferimento tematico. E questa era l'ultima notizia per questa sera. Prima di salutarvi, vi ricordo ancora una volta di consultare il nostro sito internet all'indirizzo www.trspinforma.it. Grazie ancora per l'attenzione e vi auguro una felice sera. Arrivederci. Gelido saluto a tutti gli italiani che seguono il meteo.it, dove è la il che fa la differenza. Previsioni per martedì 26 novembre 2013. Il soffio gelido di Attila fa rabbrividire l'Italia con temperature molto basse e nevicate sulle coste centrali fino in pianura. Vediamo il dettaglio. Al nord avremo condizioni di tempo prevalentemente soleggiato, salvo nubi compatte sui confini alpini altoatesini con nevicate fino in valle. Al centro molte nuvole coprono le coste adriatiche, dalle Marche al Molise con piogge e nevicate possibili fino in pianura, specie in tarda serata, cieli poco nuvolosi o sereni altrove. Al sud invece molte nubi in Puglia e Lucania con piogge diffuse e nevicate fino a quote bassissime, possibili fino in pianura sul Gargano, piogge anche sulle coste settentrionali della Sicilia e parte della Regina, altrove cieli poco o parzialmente nuvolosi. Vediamo che cosa ci dice il nostro dettaglio grafico per quanto riguarda la neve, che come detto potrà cadere abbondante in serata fino in pianura sulle coste adriatiche. I venti soffiano forti da nord-est sull'Adriatico centrale, più moderati altrove. Vediamo appunto le temperature minime in forte diminuzione ovunque, tutte sotto zero al nord, con forti gelate, attenzione sui monti, tra meno 3 e 5 gradi al centro e 0,9 gradi al sud, ma con gelate a potenza. Di giorno molto freddo al nord, con 3-6 gradi fino a 8 gradi al centro e vediamo 6-12 gradi al sud, giornata di gelo a potenza. Carissimi, l'aggiornamento si conclude qui.